Ancora collegati con il Modà, proseguiamo pausa caffè con le nostre due insegnanti dell'Accademia Rachele. Nell'ordine alla mia destra Donatella Polizzi Romeo, docente di laboratorio, e poi Sonia Di Mercurio, che è docente di scienze sempre presso l'Accademia Rachele. Abbiamo visto questo entusiasmo contagioso nel primo collegamento con i nostri ragazzi, ma è più contagioso l'entusiasmo che portate voi insegnanti, o viceversa, o è qualcosa di vicendevole? Beh, dire che è un po' da tutte e due le parti sembra banale, però nella realtà poi è così. È vero che a scuola c'è una bella atmosfera, c'è una bella squadra, anche noi tra di noi insegnanti c'è un bel rapporto ormai da un po' di tempo, e gli allievi sono molto interessati ed interessanti, e quindi insomma ci scambiamo un po' di ironie, simpatie e allegria a vicenda. Sonia Di Mercurio, qual è l'approccio migliore per stabilire un feeling con un allievo? A me, proprio personalmente, io sono una persona che va molto a pelle, sente un po', cioè vive di sensazioni, di istinti, di sensazioni, quindi siccome io vivo così, penso di trasmettere questo agli studenti, agli allievi e ai ragazzi. Quindi quando loro magari all'inizio mi vedono come l'insegnante un po' con la puzza sotto il naso, perché giustamente sono magari un po' rigida perché insegno l'anatomia, la possessa di anatomia, la possessa di chimica, perché sono materie pesanti, però ecco, poi vedo che durante l'anno un po' si sciolgono, quindi sciogliendosi loro, anzi prima mi sciolgo io, automaticamente si sciolgono loro, quindi ecco. Ma l'approccio può essere sempre uguale per tutti gli allievi? No, io non riesco ad essere uguale, sembra brutto dirlo, però per me sono tutti uguali perché sono tutti allievi, però c'è quello o quella che ti sembra che tu riesci a vedere un diamante grezzo e lo vedi già proiettato nel futuro con una soddisfazione e ambizione definitiva, e quindi magari ti dedichi a tutti allo stesso modo, però alle volte ti accorgi che insomma un po' di riguardo in più ce l'hai, perché almeno io non riesco ad essere totalmente imparziale, mentirei. Sonia, quindi... ma l'ambizione va stimolata? Sì, va stimolata trasmettendo i giusti mezzi, i giusti strumenti, questo sì. Io me ne accorgo perché a tutti fornisco le stesse nozioni, però c'è sempre quello o quella che esce fuori dal coro, cioè nel senso mi segue, e quindi mi riaggancio a quello che diceva la mia collega, quella che mi capisce subito. Appena dico una parola, già mi dice: ah sì sì professoressa, ah sì sì. Quindi io vedo sicuramente la passione, sicuramente studiare, ma sicuramente l'ambizione, ecco, sono tutti ingredienti che vanno coltivati nel giusto modo. Donatella, la gratificazione più importante in tutti questi anni di insegnamento? Quando vedi la soddisfazione dell'allievo che diventa imprenditore, che diventa titolare di se stesso, imprenditore intendo come impresa privata, è chiaro che non tutti aprono subito un mega centro o chissà che, però impresa individuale, imprenditore di se stesso, che vanno a lavorare, vengono possibilmente immediatamente assunti perché bastano assolutamente i 3 anni del percorso formativo, se fatto ad alti livelli, per immediatamente entrare ad alti livelli e dando eccellenza nel mondo del lavoro. Almeno noi abbiamo avuto questi risultati quest'anno. Come possiamo concludere, Donatella? Ma ci rivediamo al prossimo caffè, visto che siamo sempre qui a prenderci il caffè con voi. Prossimo caffè, non so se bene, è possibile. Ben volentieri. E come dicevo, siamo agli sgoccioli, dobbiamo salutarci, ringraziando naturalmente Donatella Polizzi Romeo, docente di laboratorio presso l'Accademia Rachele, e la sua collega Sonia Di Mercurio, docente di scienze e chimica, sempre presso l'Accademia Rachele. Grazie a voi, grazie anche all'Accademia Rachele, un saluto a tutti gli amici e appuntamento ad una nuova puntata di Pausa Caffè. Arrivederci.